sfaccettature, anche no, culturali, che si tende a negare. Noi facciamo tutto perché questo riemerga, ma noi sappiamo benissimo che ogni imperialismo, e Israele insomma ne è una delle tante espressioni, tende a negare prima di tutto la cultura e comunque l'identità del popolo che nel caso specifico palestinese, ma comunque del popolo che viene oppresso. Si nega in tutti i modi. Dopo, non ora, vi leggerò un pezzettino che è anche amaramente ironico, come negazione di un aspetto culturale della cultura di base. Dopo, adesso darei la parola a Lisa Schindler, che ci inquadrerà. Grazie. Ruota libera. Sì. Ruota libera. È difficile aggiungere qualcosa. Dopo Salman Mahmoud, un scrittore palestinese, e siamo grati a tutta la generazione, sua di scrittori, di poeti, che hanno plasmato l'idea anche di patria palestinese, che hanno conservato la nostra memoria. E quindi vorrei soltanto fare una breve riflessione su un'esperienza comune a molti palestinesi, soprattutto per chi si era impegnato in politica. Come è ricca la memoria dei palestinesi. È un fiume di parole quando i palestinesi parlano di quello che furono, di quello che erano, del loro paese, della loro memoria, dei loro ricordi. Su una memoria fatta astratta, più lontano è, più ricco il linguaggio. Più si avvicina a superficie, incominciano a scarseggiare le parole. Quando si arriva a parlare del presente diventa veramente difficile scrivere. E quando si tratta di parlare del futuro esauriscono completamente le parole perché non si vedono. E questa è la situazione che hanno constatato molti palestinesi che hanno avuto l'occasione, la fortuna di tornare sul luogo della memoria, perché molti sono ancora in grado di farlo. Io ho avuto questa fortuna soltanto nel 1995, dopo 27 anni della mia espulsione. Sono tornato a Gerusalemme, ma non al mio villaggio originario, dove vengono i miei antenati, i miei genitori, che è un piccolo villaggio proprio su quella che oggi chiamano Gerusalemme Ovest, Gerusalemme israeliana, non so perché si chiama Gerusalemme israeliana. L'unica differenza tra la Gerusalemme cosiddetta israeliana, quella araba, che è quella occupata nel 48 e questa nel 67. I documenti storici parlano dell'espulsione di massa dei palestinesi nella provincia di Gerusalemme nel 1948. Quindi ho avuto l'occasione finalmente di andare a vedere quello che sapevo nei minimi dettagli, malgrado che non avevo mai visto, che era la casa lì, che ancora le sue rovine sono presenti. E quando sono andato in questo villaggio che è abbandonato, però a differenza di molti altri villaggi non fu raso al suolo, ancora in piedi, però è vuoto. Scusi, Baccaia non è in Gerusalemme ebraica, praticamente tutti i villaggi palestinesi che c'erano intorno alla Gerusalemme araba sono stati distrutti, è stata creata la Gerusalemme ebraica, Gerusalemme Ovest. E praticamente l'unica Hamas è rimasta il residuo di
non sono riuscita Israele a cancellarla. Anche lei, anche lei è proprio attaccata a Gerusalemme. Lista la moa sabotis, quel sì, 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 Kalina è e quindi noi parliamo non di una storia antica, ma andare a visitare questi luoghi, come uno un italiano va a vedere le antichità di Roma. No? Con sé. Cioè, ci vuole un archeologo per quando ci sono i segni. Purtroppo per molte altre indagini, mi ricordo il mio amico Mijit che è qui, e mi aveva chiesto di andare a vedere il suo villaggio che sta in Galilea, si chiama Belfarage. A fare qualche foto, di portare qualche testimonianza di quel luogo. Sfortunatamente nel suo villaggio non c'era più niente, c'era una piccola colonia di ebrei ortodossi che ci avevano anche aggredito quando mi hanno visto che sto fotografando. L'unica cosa che ho potuto portare a me c'è un po' di sabbia, un po' di terra, e penso che la conserva ancora, e questa è una situazione di molto precedente. Comunque c'è un genere letterario oggi particolare della letteratura palestinese, quello del ritorno, ritorno perché uno ha un passaporto americano, nel mio caso ho un passaporto italiano, quindi sono riuscito a entrare in questo periodo. E il comportamento di questi arrivati, no? Come si muovono, come sfruttano territorio, come cercano le cose che non ci sono più. Anche la gente che ha portato la carne di carne, sì, la carne ci dà, ma la carne non c'è più. È un'altra cosa molto interessante, molto bella, che gli espulsi e discendenti di quelli che sono furono espulsi nel 1948, che si trovano nei condizioni drammatiche, nei vari campi dei rifugiati, in Libano, in Siria, in Giordania, ancora parlano il dialetto di villaggi che non ci sono più, mentre i nuovi abitanti parlano di lingue più svariate che non hanno nulla a che vedere con il territorio, ma anche le cose che hanno costruito, l'architettura, non c'entra nulla con il territorio, con la storia di questo. Mi ha fatto molto piacere sentire da Salmano questa vivacità culturale della città di Haifa, la sua definizione della patria, molto interessante, molto bella, molto delicata, anche se mi piace un'altra definizione della patria che fu detta dal poeta Mahmoud Darwish, e quando disse che la patria è il caffè, tornare sereno la sera e prendere il caffè della mamma. Anch'io penso che, come ha svolto la letteratura, un grande ruolo nella storia della resistenza, della lotta del popolo palestinese, e oggi chiamata di nuovo a svolgere un ruolo più attivo, malgrado la difficoltà della situazione, perché comunque la letteratura, la cultura, la storia, il romanzo, il discorso rappresentano, soprattutto nelle condizioni difficili, sì, è un pezzo di memoria che viene conservata, ma anche raccontare, anche se è molto difficile raccontare il presente e il futuro dei palestinesi, però noi abbiamo avuto sempre un sogno di libertà. So che è difficile raccontare il sogno, ma gli intellettuali palestinesi devono fare uno sforzo maggiore per raccontare questo e aiutare il loro popolo per poter andare avanti. Grazie.